Buongiorno, signorina. Alla buon'ora, ma che li facciamo andare a male? Sti pisci, da fare un peccato. Ma che dici, Luca Albanese? Non essere impaziente. Qui non è che siamo in America, eh? Ah, già. Comunque... La trappola si chiude. Ma noi dobbiamo fuggire. Penso che l'unico ad avere ragione sia Patrick. Finirla con questa vita e ricominciare tutto da capo. Non si vedono accidenti.
Ah, non si accende la luce. Guardate com'è suggestivo questo posto. Sono venuto qui durante questi giorni. E questo è quello che ci vuole per il mio film. Perché vedi, Luca, la scena finale possiamo girarla tutta qui. Ho in mente dei colpi sensazionali per il pubblico. Ah, Luca, Luca, vieni qua. Ti voglio far vedere una cosa, vieni. Che precipizio. Guarda quanto è profondo questo burrone. Le storie che hanno successo devono essere drammatiche. Bisogna studiarle a fondo, hai capito? E io sono convinto che una storia come la mia sarà formidabile. Eccezionale, Luca! A questo punto lo sceicco darà il bacio di Giuda in fronte al principe. E poi, all'improvviso, lo spingerà nel burrone. No. Fai attenzione, cretino. Ma che te sei scimonito? Con questo progetto del cavolo. Scusa, mi sono fatto prendere dall'emozione. Senti, ma lo vuoi capire? Che tutte le cose vanno fatte con freddezza. Sì, hai ragione, ma sono anni che mi porto dentro questo progetto. Senti, piccirito, mi sembra che tu sia stato accontentato abbastanza, no? Ma questo film per me è la vita. Stammi a sentire. Ricordati che io ho sempre fatto quello che ho potuto. Luca, adesso che te l'ho spiegato come fosse in sceneggiatura, proviamolo in azione. Lo sceicco avanzerà alle spalle del principe. Poi, con una spinta... Povero padre. Povero padre. Perché? Maio, Santina, Margherita... E adesso voi! Voi! Perché? Oddio! Mamma! Perché? Perché questi ordini atroci? Perché non mi sono ribellato? Io non saccio più niente. Mio pace, abruzzese, l'avrebbe fatto. Eppure, anche lui apparteneva alla famiglia. Ma forse io sogno diventare...